Dopo 10 anni si gira alle spalle, si gira dietro nel passato e si rende conto che è cambiato. Ma durante il percorso di cambiamento negativo non se n'era accorto fino in fondo. E allora ci sono stati compromessi al ribasso di ogni tipo, discussioni con compromessi terribili che hanno fatto e sono diventati permeabili alla corruzione, hanno preso posizioni di potere, non si sono più schierati dalla poltrona, hanno incamerato sempre più soldi delle tasse dei cittadini, dei soldi pubblici. E allora noi ogni volta che stiamo facendo questo percorso, questa strada, dobbiamo ogni giorno dirci che cosa ci differenzia da un partito politico e dobbiamo risponderci. E allora io vi dico che purtroppo nei meetup, che sono quei laboratori fantastici dove le persone si incontrano, dove si parlano, dove si scambiano idee, opinioni, al di là del Movimento 5 Stelle, al di là di questo percorso istituzionale, perché se la società tu la crei in quelle riunioni per condividere dei progetti e portare del benessere a tutta la comunità, al territorio in cui tu vivi, allora stai cambiando qualcosa. E se in 5 anni magari sei riuscito a bloccare la costruzione di un inceneritore, a far fare la raccolta differenziata, a costringere il comune a mettere il wifi libero e gratuito per tutti, magari dopo 5 anni come cittadino e come meetup abbiamo già elaborato il nostro programma nei nostri modi, con le nostre metodologie, e non abbiamo bisogno di formare una lista del Movimento 5 Stelle, perché noi non dobbiamo mai dimenticarci qual è l'obiettivo che noi abbiamo, e l'obiettivo è un cambio culturale del nostro modo di vivere. Tutti!